risvegliare tutti i sensi, mangiare con gusto, circondati dall'arte. È l'idea che ha dato vita al Vernissage Napoli-Sassari solo andata, una selezionata collezione di Enza Voglio e Francesco Dau, che ha trovato un suo spazio espositivo nei locali ristrutturati del nuovissimo ristorante Bellabè in via Usai, nel centro storico di Sassari. Bellabè vuole essere un locale che risveglia un po' tutti i sensi, dal senso del gusto anche al senso visivo, e quindi abbiamo dato possibilità di esporre a artisti giovani affermati le loro opere. In questo caso è la prima mostra che noi facciamo, ed è la mostra fatta di un vernissage di Enza Voglio e Francesco Dau. Lei è un'artista napoletana e lui è un artista sardo, è esattamente di Chiaramonti. Hanno un piglio artistico molto interessante e un astrattismo concreto, come loro definiscono le loro opere. Enza Voglio, artista napoletana, è considerata una delle pittrici più interessanti dell'ultima generazione, personale nel colore e nel segno, che si riallaccia alle concezioni spazialiste e all'astrattismo concreto. Portare l'arte in luoghi diversi è l'idea di Francesco Dau, ideatore e promotore di progetti come il Muses di Chiaramonti, ma soprattutto mediatore che interagisce tramite la materia e i colori tra lo spazio e lo spettatore. Da lui anche l'idea di portare l'arte moderna nell'archeologia, magari con un allestimento all'interno dei nuraghi, luoghi che ascoltano e aspettano forme nuove di valorizzazione. All'inaugurazione del Vernissage era presente il critico Giorgio Aneddu Mossa.